E allora, Niki? Abbiamo bucato. Come bucato? Sì, abbiamo bucato. Fammi vedere. Tizia? Tizia? Ehi. Nicola. Non arriveremo mai allora. Adesso come bisogna facciamo? Bisogna cambiare la ruota. Abbiamo bucato, Niki. No. Bisogna chiamare il carattrezzi. No, vabbè, no, non serve. Cambiamo la ruota. Prendo la ruota di scorta che è dietro. Ma come la ruota di scorta che è dietro? Ma tu non sai cambiare la ruota. E poi con tutte queste cose sopra. Allora, dammi una mano. Letizia, puoi scendere per piacere? Dai. Letizia, abbiamo bucato. Ma sto bucato. Scendo, ho capito. Stai fermo un attimo. Scendi, allora, dammi una mano. Dai. Io adesso cerco di. Dai, fini qua. Guardate quante cose. Aspetta, mi chiudo. Attenti ai cani, Letizia, per piacere. Guardate che ci sono i cani. Stai attenti ai cani. Letizia, hai visto? Abbiamo bucato. Cosa abbiamo bucato? Cosa abbiamo bucato? La ruota, abbiamo bucato, amore, la ruota, guarda, guarda, guarda. Quella davanti. Vedi qua, la ruota. Adesso siamo a terra, papà deve cambiare la ruota con il ruotino. Sei stato bravo, papà. Io ho fatto bucare, colpa mia, dai. Ragazzi, ma è un disastro qua, ma come facciamo a tirare fuori la ruota di scorta? Allora, la razzo io, aspetta un attimo, la razzo io. Ma ce la fai, Nicola? Vieni qua, Letizia. Stai buttando tutto a terra. Bisogna levare tutto, ragazzi, perché andavamo non proprio in vacanza. E io possiamo dire ai nostri amici a casa, mamma, che ne pensi? Perché vuoi spoilerare? Dai, è un casino qua. Adesso andiamo a levare tutto. Perché la ruota, ragazzi, qua sotto. No, no, ma qua non arriviamo più. Non arriviamo più. Aspetta un attimo, prendiamo le ultime cose. Aspetta un attimo, che spengo la macchina, tanto leva. Tira accesa. Ok, la fai. Vieni, Niki, al volo, oh. Ok, allora. Siamo pronti per prendere lo scorpino. No, bisogna levare qua dentro. Non levare tutte e sei. Bisogna levare tutte le allora, valigie. Finisci con le due valigie, poi togli i ruotini. E i cani che non piangano, che non c'è niente da piangere. Fai una cosa. Non serve a niente. Vai in macchina, tieni i cani, piacere. Tieni qua la palla. Vai! Tieni la palla, che ce la dimentichiamo qua. Ma quella è la più dopo, no? È qua comunque. Ci siamo, papà Nico? Eccola qua. Dov'è sto ruotino? Dobbiamo levare questo, dobbiamo levare tutto! Ma persino le catene hai! Ah, che disastro, papà Nico! Ma è questa, dai, dai. Ma quella, ma com'è che la sappiamo cambiare? Ma di perché sappiamo cambiare le ruote adesso? Dai, dobbiamo cambiare, abbiamo, vedi, c'è il cricket, ce l'abbiamo, e anche la chiave non la vedo. Ma scusa un attimo. Questa, aspetta un attimo, queste ruotine, questi attrezzi cosa sono? Il cric? Il cric, ma non vedo la chiave. Ci doveva essere la chiave fatta la stella. Chiave a stella io non l'ho vista. No, altrimenti come fai a levare le ruote? Non lo so come fai, io vedo solo un gran disastro qua, mi sto preoccupando. Cosa c'è, Letizia, che non trovo la chiave? Non ho fatto niente, Letizia, hai visto? La ruota ce l'abbiamo, ma non trovo la chiave a quella stella per levare i bulloni. Dobbiamo chiamare i carattrezzi. Vado a chiamare il carattrezzi, dai. No, allora, fai una cosa, vai a chiamare prima il campeggio dove dobbiamo trovarci. Cosa c'ha? Scendi un attimo, Letizia, cosa c'è adesso? Chiamiamo un attimo. Ah, il numero del campeggio? Sì, il numero del campeggio ce l'ho. Mi sono sbagliata col vomito qua di Ray, guarda. Come Ray ha vomitato? Che schifo. Allora, non è possibile, ragazzi. Letizia, dove ha vomitato? Là. Allora, Ray. E tu l'hai messa giustamente, no? Ha vomitato, l'hai messa qua. Lì. Allora, papà, che chiama schifo. Un attimo, dammi qua. Dove? Buoni bambini, che da dove dobbiamo arrivare, arriviamo. Però il casino. Ma no, possiamo andare. Letizia, chiama un attimo il campeggio, dai. Chiamo il campeggio, uno. Chiamo il carattrezzi, due. E speriamo di toglierci da questo impiccio. Dentro voi due, che avete fatto un casino. Dai, che dobbiamo arrivare entro. Dobbiamo arrivare entro le 6 e arriveremo stanotte. Stanotte arriviamo. Dai, monta, sei tranquilla, abbiamo levato dove vai dentro, dai, però. Pronto? Ti rispondono. Sì, salve. Sì, salve, siamo le no. Sì. Noi dovevamo arrivare al campeggio. Fra una mezz'oretta, però il problema è che abbiamo bucate, quindi arriveremo in ritardo. No, digli che arriviamo. Sì, arriveremo molto in ritardo, perché purtroppo. Diglielo, scusa un attimo, digli che dobbiamo chiamare i carattrezzi. Sì, non è un'oretta, sarà 2-3 orette, dai. Ho capito. Pronto? Sì. Letizia, ok, è questione di 2-3 orette, non è proprio un'oretta. Va bene? Chiama anche Ok, carattrezzi. Ok, chiama. Grazie, salve, okay. Salve. Letizia, mi dai una mano? Nicola, intanto li ho avvertiti, tu. Letizia, mi dai una mano? Dimmi, come dai, fa? Carichiamo qua. Caricate tutto perché è questione di 2-3 orette. Sì, ma e poi ci porteranno la macchina, ce la porteranno in campeggio.
Ok, adesso noi chiamiamo il caro attrezzi, viene qua. Carichiamo la macchina e ce la porti in campeggio. Ok. Understand, avete capito? Sì, okay. Vabbè, chiamo anche il carro attrezzi. Okay. Ho chiamato già il campeggio, chiamo anche il carro attrezzi. Inizia, non buttare così. Ma è inutile che mi butti le cose così. Dai, vanno prima queste. Dammi una mano. Sì, piacere. Buongiorno. Anzi, buonasera. Letizia, sì, salve, noi siamo per ancora. Questo è per l'ultimo. Ma così si mette, vedi? Ma fai bene, ma come l'hai messo? Per portare via la macchina perché il campeggio ci sta aspettando. Sì, ma digli che digli la via. Non sì, so sì, gliel'ho già detto, via Tirana 5. Quando riuscite ad arrivare? Perché noi dobbiamo arrivare assolutamente in campeggio e non abbiamo niente con noi. Ragazzi, dobbiamo andare in campeggio perché ci sarà una super sorpresa per voi fra poco. Non dire la sorpresa. Okay. Ci sarà una super sorpresa. Aspettiamo. Faremo, ragazzi, sapete cosa stiamo facendo? Lo volete sapere sì o no? Va bene. Glielo posso dire cosa stiamo facendo, ragazzi? Papà Nico, dimmi. Non devi spoilerare nulla. Okay. È una sorpresa, tra poco sapranno tutto. Tra poco, tra un pochino sapranno ragazzi, tutto. Ragazzi, ci vediamo dopo il campeggio, dai. No, allora, il carro attrezzi arriva tra un'oretta, quindi dobbiamo rimettere le cose dentro, mi ha detto. Li aspettiamo e poi tra un'oretta ci accompagnano in campeggio. Ok, ho capito. Va bene? Quindi, Letizia, hai capito, no? Sì, sì, ho capito, io vado a riposare. Hai capito, vado a riposare. Dai, tieni i piccolini, dai, vai a tenere i piccolini. No, mi sono dimenticato le catene. Vabbè, Letizia, la mettiamo sotto. Uber. Ci vediamo dopo, ragazzi, va bene? Nicola? Ce l'hai l'ultima valigia? Ecco qua, ragazzi. Ah, siamo arrivati finalmente. Ci hanno sistemato la macchina. Ci hanno solo cambiato la ruota alla fine. Non è, cioè, il carro attrezzi è arrivato, ma ci ha cambiato la ruota. Beh, di là dopo la facciamo vedere l'altra ruota. Io ho fame, andiamo a mangiare? Guarda, io direi proprio di sì, perché è stato un pomeriggio tremendo. Sì. Doveva essere tutto molto easy. Okay. Invece è stata una sofferenza. A proposito, no, fare il check-in. Mi dai una mano, non riesco? Sì. A sala. Il check-in l'ho fatto io, mi sono arrangiata io. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta, aia. Vai, ce la fai. Guarda che l'hai dato fuori, vieni dentro, lei. Dentro, lei. Ma devi stare fermo. Allora, ascoltami qua. Sono un sacco queste valigie. Guarda che bravo che è Cooper. Che sta dentro. Dentro dovete stare. Dai, Letizia, allora, dimmi. Ascoltatemi. Adesso andiamo a mangiare. Io ho cercato di sistemare un pochino le valigie, ho già sistemato un po' dentro la casetta. Ma facciamo far dopo il tour? Sì, è tutta a vedere, perché non ci sono luci. Letizia? No, non ci sono le luci, io direi che andiamo a mangiare, che andiamo. tardi. Dimmi, papà, andiamo cosa mangiare. Succede? Andiamo a mangiare, va bene, andiamo a mangiare, dai. Che sto morendo di fame io. Pizza? Certo, io me la prendo. Allora io me la prendo già con il prosciutto. Va bene, adesso non decidiamo adesso i gusti. Prendete le chiavi. I cagnolini li prendiamo. Sì, prendi un maglioncino, va là. Portiamo i cani, portiamo. Sì, dai, portiamo. Mari, ma cosa stai facendo? Portiamo via anche loro. Anche perché è tardino, ragazzi. Quindi io direi prendi un maglioncino, prendiamo i cani, guarda, colti in tagli. Andiamo in pizzeria. Voglio farti dire una cosa, guarda, c'è la cioccolata di Willy Wonka, me la prendi? No, non pensa la cioccolata. C'è dopo, trovi con la. Il pezzo speciale è il biglietto sì, quello per andare ma non l'ha trovato però vedi che non lo trovo questa qua ragazzi fa delle robe fantastiche cioè io innamorata adesso andiamo a mangiare la pizza sì. È proprio un ciccione ragazzi sì. Mangio un sacco di pappa tutto invece Cooper no non mangi la pappa è vegetariano è vegetariano dai, non direi che è vegetariano vale, chiudo andiamo Simonelli bene. Dai, ci vediamo dopo ragazzi. Ma guarda che ci sono i cani che fanno la pipì. Mamma, non puoi fare i pipì qua ai cani. Perché? È divieto nelle gole, non si può fare basta. Via. Ma io veramente, vabbè, comunque ragazzi, oggi salutiamo i nostri amici che vedono sempre un bel like. Dobbiamo salutare i nostri amici che mettono giusto sempre un bel like. E un cuoricino sotto nei commenti. Allora oggi salutiamo. Ricordiamo ai nostri amici che devono mettere un bel like, un cuoricino sotto nei commenti, così li saluteremo nel prossimo video. E allora chi salutiamo? Allora salutiamo Giulia, Fabiana, Alice e Emily. Okay. Ciao! Vi vogliamo tanto bene! Un bacio! Fan e ci fanno sempre crescere più il canale, vero? Esattamente, quindi noi dobbiamo ringraziarli e salutarli sempre, piace giusto Letizia? Questi nuovi occhiali. No, è un po' bruttina. Dai, pizza. Perché ragazzi, prima aveva quelli tipo dai, il color nero. E dai, abbiamo già speso un sacco di soldi perché mi si è rotta la macchina, le ruota. E non cambiarla. Molto molto male questa però, vacanza. Però lui ragazzi ancora non sanno a casa. Perché siamo, siamo qui? Però noi adesso non glielo possiamo dire, no, dovete aver pazienza. È una sorpresa, ma lo saprete
fra poco. Lo saprete presto, adesso è ancora troppo presto. No. Adesso è ancora troppo presto, adesso devo mangiare la pizza, ciao. Aspetta, c'è anche la piscina là in fondo. Sì, dopo la facciamo vedere, dai. Cioè domani ormai. Andiamo? Domani. Cioè, domani ormai sera. Non vedo l'ora di mangiare una pizza, non ti giuro. No, papà, non mi piace, la mangi tu. La mangio io. Però dopo ti fa l'alito. Fa l'alito pesante. Pizza, tonno e cipolla, via. Ecco, forse un pochino là si vede uno scivolo. Fa Nicola. Fa Nicola, guarda. Tonno e cipolla non la mangi perché io nel letto vicino a te, che dopo, sai, da tonno e cipolla io non ti voglio. Se no, ascolta Letizia, sai cosa facciamo col papà? Si mangia la tonna e cipolla, va a dormire nella stanzetta quella tua piccola. Ok, va bene. E tu vieni con me. Ci so, ci so. Batti 5, batti 5. Brava, grande! Guarda, c'è il negozio, papà. Il mio negozio preferito che ci sono, il Cinerabda. Fermo. Lascia stare. Prendiamo qua la registrazione, ok? Va bene. Stanca, siamo stanchi Letizia. È stata una giornataccia, ragazzi. Abbiamo mangiato la pizza. La ruota della macchina. Sì, era buonissima. Papà Nicola ha mangiato la pizza tonno e cipolla. Guardate, ragazzi. Guardate, tonno e cipolla. E vuole avanzarla per la colazione. Ha detto che a colazione mangia quella più la marinara con l'aglio. Andiamo a letto, dai. Che ragazzi, è stata una giornata tosta e domani ci dobbiamo svegliare presto. Sì, perché Letizia, perché allora siamo qua, lo diciamo? Allora sì, lo diciamo, stiamo facendo. Ma papà, cosa c'è? Ma, hai, ma perché tu? C'è la luce accesa? Hai lasciato tu la luce accesa in casetta? Non ho lasciato niente in casetta. No, mi avevi detto che avevi spento tutto, avevi chiuso tu. Ma scusa un attimo, c'è una luce strana. Guarda dentro. Ma papà? Papà? Si muove. No, non vedi una luce, guarda, guarda nella finestra. Capito? Vedi? Vediamo di vedere. Papà, vieni. C'è una luce strana, papà. Letizia, vieni. Letizia, vieni qua. Non devi mollare i cani. Ho paura, vai a vedere, dai. Sto dentro. Vai a vedere. Sto andando dentro. Non la vedo più la luce adesso. Tieni qua, tieni qua. Tieni qua, Cooper. Tieni Cooper, dammi Cooper. Tieni qua. Allora, senti qua. Vado a vedere. Ok? Papà, non andare, mi raccomando. E se dopo un ladro e ti aggredisce? Ancora l'ho vista questa luce, papà, guarda. Ma Nicola, sei sicuro di andare? Perché è abbastanza preoccupante la cosa. C'è questa luce, non sappiamo cosa c'è dentro. Tu vuoi entrare da solo? Vado dentro, allora state qua. Allora. Se vuoi vai alla reception e vai a chiamare i soccorsi, va bene? Ma aspetta, prima di andare a chiamare i soccorsi vai a vedere dentro chi c'è. Vado dentro. O cosa c'è? Venite. Dai, vieni Letizia. Andiamo anche noi? Ho paura, Seguiamo papà, piano. Noi stiamo qua nel patio. Shh. Papà, vuoi entrare? C'è la luce, si muove ancora. C'è ancora la luce. Allora, ragazzi. Madonna. Che non sei entrato da dietro? Sicuramente. Ah, prova l'altra porta, l'altra porta. Shh. Papà, ma vuoi entrare? Sì, entra, vuoi veramente entrare? È chiusa questa. Ma io mi prendo i cani, perché ho troppo paura. No. Vedi qualcosa? Si è mossa la luce. No, aiuto. Corri. Sta uscendo di là. Di là. Come di là? Come di là? Aiuto. Cani. Prendi lei. Io lei in braccio. E lei. Dove stai andando? È qua. C'è la finestra aperta. È l'unica aperta. Sì, è entrato da qua. Oddio. Dobbiamo assolutamente entrare in fondo. Dov'è? In fondo? In fondo. Allora, fai una cosa. Il sicuro dietro, ok? Ok. Come proviamo ad andare di qua. Fermati un attimo. Fermati. Porti i cani in casetta. Qua. Sì, le porto subito. Porti i cani in casetta, veloce, che io seguo papà Nico. Papà Nico, ma dove vai? Dammi un attimo, dove stai andando? La luce qua. Vedo una luce. E vado, vai, piano, vai, piano. La Letizia dov'è? La Letizia è qua dietro, adesso arriva con i cani. Ecco qua! È la nostra borsetta! Papà Nico! Sta scorrendo via! Papà Nico, guarda! Oddio! Per fortuna i documenti ci sono! Sì, ma ci ha rubato i soldi! I soldi ci ha rubato! Guarda, il coro dietro, Adesso come facciamo, Nicola? No, ho capito, ora che il coro dietro, Oddio, senza i soldi! Il coro dietro, ok? Vai, papà!
veloce di così non ce la faccio. Ragazzi, ho perso Papà Nico. Non riuscivo a stare lì. Ah, Papà Nico, sei qua. Ma dove è andato Papà Nico? Dove è andato papà? Non lo so. Sei stanco anche tu. Letizia! I cani dove sono? Dove sono i cani? Li ho chiusi nella stanza! Ah, meno male, meno male. Ragazzi, niente, l'abbiamo perso. Allora l'hai visto il ladro? Letizia, l'ho perso, lo stavo Come l'hai perso? Non l'hai preso? Letizia, non ho preso nessuno! No, Letizia, non ha preso nessuno! E quindi cosa facciamo? Abbiamo finito i soldi, sai? I soldi erano tutti dentro la borsetta. Cosa vuoi fare? Vado, andiamo alla reception, io vado a chiamare la polizia. Vado a chiamare la polizia, dai. Vabbè ragazzi, il video si conclude qui. Voi iscrivetevi al canale, attivate la campanina e lasciate tanti like. Dai, per piacere, andiamo avanti, dai. Non vado avanti.